Assessore dei servizi educativi Samuele Mascarin, come si riflette l'accordo fatto con i sindacati appunto nel suo settore di intervento, in modo particolare per quanto riguarda l'ISEE che viene ampliata? È stato deciso di attivare un tavolo che ci accompagnerà nei prossimi mesi per la rivisitazione complessiva del sistema ISEE che attualmente abbiamo in essere per i servizi a domanda individuali dei servizi educativi, ma abbiamo ritenuto importante e urgente mettere in campo già un intervento, ancorché parziale, che riguarda sempre l'ISEE, a partire con i suoi effetti da settembre 2023. Un'azione che è stata peraltro deliberata pochi giorni fa dal Consiglio Comunale di Fano e che prevede l'estensione, in accordo con i sindacati, della fascia di esonero da 3.800 a 5.800 euro di indice ISEE per i servizi educativi a domanda individuale. Questo cosa vuol dire concretamente? Che saranno da settembre oltre 300 le famiglie che usufruiranno di refezione scolastica, di scuola, bus e di asilo nido in maniera del tutto gratuita. Rientra in pieno nell'accordo con i sindacati anche dei contributi per quanto riguarda il problema abitativo. È uno dei punti qualificanti perché riusciamo a confermare una scelta virtuosa, quella di incrementare con risorse proprie del Comune le risorse che arriveranno dal riparto del Fondo Nazionale per il sostegno ai canoni di locazione. Questo negli ultimi due anni ha consentito in termini proprio pratici di triplicare il sostegno alle singole famiglie, quindi oltre che di soddisfarle tutte coloro che hanno avanzato la richiesta. Dall'altra, secondo me, la cosa più importante è anche quella di accompagnare ancora di più la piena applicazione del regolamento del cosiddetto TURSA, del testo unico regolamentare per i servizi socio-assistenziali, che ormai è a livello d'ambito da qualche anno e stiamo sempre di più applicando, grazie anche allo stimolo e al pungolo delle organizzazioni sindacali, il tema dell'equità sociale con l'applicazione dell'ISEE per la compartecipazione ai servizi a domanda individuale. Un altro aspetto qualificante è quello dell'esenzione della Tari, anche questo è stato incrementato per quanto riguarda questi ultimi provvedimenti. Sì, il Comune di Fano si è impegnato negli ultimi anni con delle manovre per la diminuzione della tassazione, soprattutto per la Tari. Anche quest'anno questo impegno è confermato con delle introduzioni, delle modifiche del regolamento della Tari che introducono la Tari etica e la cittadinanza virtuosa, ma ci sarà anche poi un tavolo con i sindacati a stretto giro per andare a rimettere in campo anche quest'anno i bandi per la diminuzione della Tari per le attività produttive per le famiglie. Visione che abbiamo riportato anche in questo accordo non adeguamento al tasso di inflazione programmata di tutti i servizi da domanda individuale. Il Comune di Fano non aumenta le tasse, le lascia bloccate ormai da 4 anni e questi sono segnali importanti che vanno proprio incontro alla cittadinanza e non gravano sulle tasche dei cittadini. Poi ci siamo impegnati anche per tutto quello che è l'edilizia residenziale pubblica, stiamo facendo un lavoro con ERAP per restituire ulteriori alloggi e poi c'è un impegno con le sigle sindacali ad aprire un tavolo per ragionare della diminuzione dell'addizionale IRPEF. Vagna Siumbata, avete raggiunto un accordo soddisfacente per quanto riguarda l'amministrazione comunale? Sì, assolutamente, è uno dei comuni con cui continuiamo a fare contrattazione sociale, con questo riusciamo a dare delle risposte soprattutto alle famiglie e ai cittadini che hanno maggiori difficoltà. Mantenimento delle tariffe per 4 anni che rimangono ferme a fronte di un'inflazione importante è già un segnale che abbiamo colto positivamente perché il comune è riuscito a mantenerle ferme e l'allargamento delle fasce di esenzione per le famiglie che accedono ai servizi educativi, che consente loro di poter accedere alla mensa piuttosto che al trasporto scolastico, anche quello è un segnale che noi apprezziamo e riteniamo importante, così come la conferma di tutti gli investimenti che c'erano già negli anni precedenti per il contrasto a determinati disagi, da quello abitativo ad altre forme di disagio più sociale.